armato, insomma. Ebbene, su questa cosa qua, la soluzione non è, come vogliono farci credere, che sia mandare più poliziotti, intensificare i controlli. Noi diciamo una cosa molto importante e molto chiara: la sicurezza si ottiene con più cultura. Questo è un prodotto del fatto che abbiamo lasciato per anni i ragazzi privi di spazi di condivisione culturale, privi di iniziative culturali di ogni genere. Quindi è necessario, ora più che mai, visti questi avvenimenti, investire su degli spazi di condivisione culturale che possano recuperare questi ragazzi. E poi la stessa cosa è sui mezzi di trasporto, nel senso che va benissimo la misura per estendere l'obbligo del Green Pass, di esibire il Green Pass per poter prendere i mezzi, è una cosa sacrosanta. Però noi non dobbiamo dimenticare le misure che chiedevamo ancora prima della pandemia sui mezzi di trasporto. Vanno aumentate le corse e soprattutto vanno adattate alle esigenze e agli orari dei pendolari, studenti o lavoratori che siano. Questo perché ci arrivano continuamente delle segnalazioni da parte di studenti che frequentano le scuole a Vigevano, dalle scuole medie alle scuole superiori, e semplicemente uscendo ad orari come le 13.30, alle 14, si ritrovano gli autobus alle 13.31, alle 14.02, quindi dovendo, per tornare a casa, semplicemente aspettare mezz'ora. E questa cosa è una cosa molto banale, però dimostra l'incapacità della gestione leghista nella città di Vigevano, perché allo stesso tempo, come per i mezzi di trasporto, sulla sanità, cioè noi in Lomellina abbiamo da anni delle politiche che puntano a ridimensionare o peggio chiudere gli ospedali locali. Il pronto soccorso di Bortare e di Mede praticamente è stato cancellato e tutto viene dirottato sull'ospedale di Vigevano, in cui poi sono anche stati è anche stato tagliato del personale. E noi su questa cosa semplicemente abbiamo anche fatto molte iniziative, la carovana della salute, il coordinamento per il diritto alla salute di tutte e tutti, e semplicemente su questa cosa facciamo una proposta che alcuni di voi avranno già sentito, c'era in passato, ma è che semplicemente la cosa più semplice da fare e che funziona di più: rafforzare la medicina territoriale, la medicina preventiva, la medicina scolastica e del lavoro. È una cosa semplice che funzionava anni fa e che non vedo perché non possa essere fatta in questo momento, perché il Covid è una sciagura sicuramente, eccetera, però è un segnalatore, perché ha messo in luce i tagli che sono stati fatti, che hanno colpito il settore della medicina e il settore della sanità. Perché anche qui, per la sanità come per la scuola, il partito è in prima linea e continua la propria battaglia. Abbiamo appunto costruito un comitato per la salute pubblica a cui hanno aderito numerosi medici e infermieri, e con la fine dell'estate si dà inizio ad una nuova campagna di lotte. Dalla scuola al lavoro, passando per la salute, noi continueremo la nostra lotta per richiedere il commissariamento della sanità lombarda. Lo chiediamo senza vergogna, perché la sanità lombarda è stata incapace di gestire l'emergenza, incapace di gestire la crisi. E poi un dato semplicemente che vi fa capire: nei prossimi 4 anni mancheranno 45.000 medici di base. Questo vuol dire che 14 milioni di italiani resteranno orfani del medico di famiglia, orfani del medico di base. E ricordiamo quando Giorgetti, esponente della Lega, ci diceva che non aveva senso perché tanto dal medico di base non ci andava più nessuno, e ora vediamo che con l'emergenza tutto ricade sui medici di base, che oltre a gestire le quarantene, oltre che gestire i pazienti positivi del Covid, devono gestire anche quelle che sono tutti i tamponi e tutte le norme per evitare il contagio, insomma. E appunto un'ultima riflessione prima di concludere, sull'ambiente, sul locale, nel senso che anche qui abbiamo portato avanti numerose battaglie, dalla lotta contro la logistica, per il semplice fatto che la Lomellina è vittima
da anni di un'urbanizzazione scellerata che a livello ambientale produce dei disastri enormi, perché continuano a costruire e continuano a costruire su suolo che potrebbe essere utilizzato su suolo tranquillamente coltivabile, quando ci sono un sacco di aree dismesse che potrebbero essere utilizzate. E la stessa cosa è per, anche se pensiamo alla questione dei fanghi, oppure altro tassello dell'ambiente in città, la viabilità sostenibile. Ci dicono che dobbiamo utilizzare le biciclette, andare a piedi, utilizzare tutti quei mezzi che non inquinano, ma appena si esce dal centro i marciapiedi sono inesistenti oppure distrutti, le piste ciclabili non esistono. E quindi banalmente, se si fa una richiesta ai cittadini, che è una richiesta sacrosanta, per dire inquiniamo meno tutti insieme eccetera, devi fare degli investimenti che mettano i cittadini banalmente in condizione di poter adempiere, insomma, questa promessa. E quindi in conclusione voglio dire una mia riflessione personale a chi pensa che il comunismo sia un'ideologia superata. Banalmente dico che si sbaglia, perché quando diciamo che bisogna riconoscere un salario minimo garantito per tutti e tutti, noi parliamo di comunismo, perché quando diciamo che serve una sanità pubblica e accessibile a tutti, noi parliamo di comunismo, perché quando diciamo che serve rivedere i nostri modi di produrre per renderli più compatibili all'ambiente, noi parliamo di comunismo, perché quando diciamo che lo Stato deve aiutare solo quelle aziende che hanno intenzione di rimanere in Italia e non quelle che delocalizzano lasciando i lavoratori per strada, è comunismo, perché quando diciamo che i vaccini devono essere accessibili per tutti e per questo i brevetti sui vaccini devono essere aboliti, è comunismo, perché quando diciamo che chi ha tanto deve pagare tanto, chi ha poco poco, e mentre chi ha nulla non deve pagare nulla, è semplicemente comunismo. E quindi Rifondazione non è il partito di chi ha una nostalgia del passato. Il voto per Rifondazione non è un voto nostalgico. Rifondazione è il partito di tutti gli studenti, di tutte le studentesse che studiano 15-18 anni e poi quando è il momento di trovare lavoro si vedono sputare sul loro titolo di studio e si trovano a fare un lavoro per cui non hanno studiato. Rifondazione è il partito di tutti quelli che lavorano dalla mattina alla sera e poi si ritrovano uno stipendio da fame, non riescono ad arrivare a fine mese. Rifondazione è il partito di tutti quelli che hanno lavorato una vita e ora vorrebbero godersi una pensione, ma che si ritrovano una pensione da fame. Rifondazione è il partito di tutti questi, e a votare Rifondazione una sicurezza c'è. Noi siamo qui, siamo stati qui e saremo sempre qui a difendere i diritti di tutti, a continuare la nostra lotta e la nostra opposizione, che vorrei ricordare, un anno qua c'era Roberto a presentare la nostra lista, come vi avevamo promesso. La nostra opposizione continua anche fuori il Consiglio Comunale, come a livello nazionale la nostra opposizione continua fuori dal Parlamento. Quindi la differenza sta anche lì, tra chi come noi ha sul territorio dei veri e propri circoli, che sono in mezzo alle battaglie, in mezzo alla gente, che sono tra le persone in difficoltà e che dialogano con esse, e chi invece, come altri partiti, avrete capito a chi mi riferisco, sul territorio costituisce solo dei comitati elettorali che sono buoni a dispensarvi promesse a costo zero, perché poi non devono mantenerle, in quanto poi quando devono andare a occupare le poltrone e smettono di stare tra il popolo. E quindi a queste persone diciamo una cosa semplice: l'alternativa c'è e si chiama Rifondazione Comunista. Grazie.